Ciao amici, ecco le 10 persone di colore più rare del mondo. Slick Woods è una giovane americana di 25 anni nata a Minneapolis. Da sempre sognava di diventare modella, ma non una qualsiasi. Si è rasata i capelli, non ha curato il suo diastema molto pronunciato e si è fatta molti tatuaggi, cosa che fa in modo che non somigli a nessuno così. Molti le hanno fatto sapere che non amassero il suo look e questo l'avrà sicuramente colpita, ma la cosa più importante è quella che è riuscita a superare queste opinioni umilianti. Al giorno d'oggi Slick ha molti fan e la cosa più importante è quella che è molto acclamata per il suo fisico fuori dal comune. Tra l'altro, più marchi se la contendono: Calvin Klein, Moschino, Miu Miu, Fendi e molte altre case di lusso. Mackie Alante Lucky è un americano che non è molto amico della polizia. Il ragazzo ha avuto molti problemi con la legge, per più motivi. Un giorno si fa arrestare per un ennesimo reato. Quando arriva al distretto, su richiesta dei poliziotti, il ragazzo di 20 anni si mette in posa per la foto segnaletica, il famoso ritratto che i delinquenti scattano prima del loro ingresso in cella. Ma quel giorno la sua vita ha preso una piega incredibile. La foto è stata ritrovata qualche mese dopo sul web. Vediamo un meraviglioso uomo di colore con gli occhi penetranti, uno di colore nero e l'altro di color turchese. La pelle liscia e perfetta, uno sguardo tenebroso e un bel corpo. Molto velocemente la foto fa il giro del web prima di cadere tra le mani di un'agenzia newyorkese, Sinclair Modeling, con la quale firma ufficialmente un contratto da modello. Mackie ha vissuto anni difficili prima di arrivare fin qui, ma al giorno d'oggi molte opportunità si sono aperte per lui e il ragazzo sarà riuscito a passare da cattivo ragazzo a modello rispettabile. I genitori di Dmachi Ienboro erano impazienti di vedere arrivare al mondo la loro piccola, ma il giorno in cui la mamma ha partorito sono stati scioccati nel vedere che il loro bebè non somigliasse affatto a loro. Infatti i due britannici di origine nigeriana hanno dato alla luce un bebè bianco con gli occhi azzurri. La loro storia non ha tardato a fare scalpore sui media. Inizialmente i genitori non riuscivano a capire perché la loro figlia non somigliasse a loro. Dopo le perizie è stato rilevato che in realtà la piccola Dmachi soffrisse di albinismo. Nella sua famiglia nigeriana hanno tutti gli occhi neri o marroni, la pelle nera e i capelli crespi. Dmachi ha i capelli biondi, gli occhi azzurri e una pelle talmente bianca che si penserebbe traslucida. Il caso rarissimo di questo bebè ha molto interessato i medici al Queen Mary's Hospital. Dopo delle ricerche genetiche, i medici hanno dedotto che sarebbe possibile che questo gene abbia attraversato 4 generazioni prima di atterrare sulla piccola e che verrebbe sicuramente dalla mamma di Ben, il papà, che ha anche lei gli occhi azzurri. Secondo gli esperti, ci sarebbe forse una mutazione genetica legata alla presenza di un gene bianco dormiente. Questa storia ha causato molto torto ai genitori, soprattutto alla mamma, che è stata accusata ingiustamente di adulterio per alcuni, ma la coppia è riuscita a restar forte, assaporando l'arrivo del loro bebè. I genitori di Sandra Laing hanno messo al mondo la loro bambina nel 1955, quando abitavano in Sudafrica, all'epoca dell'apartheid. Ma vedendo la loro figlia per la prima volta, furono scioccati perché non somigliava loro affatto. Erano bianchi e hanno messo al mondo un bebè dalla pelle scura e dai capelli crespi, e la cosa peggiore che potesse succedere a quell'epoca. Nei loro diritti di genitori bianchi, Abraham e Sunny Laing iscrivono la bambina in una scuola per bianchi, ma a 10 anni viene espulsa e riconosciuta ufficialmente nera. Sandra non aveva il diritto di entrare in un luogo pubblico, neppure sedersi con i suoi genitori in un trasporto pubblico o in chiesa. Viveva con loro solo come domestica. Eppure i genitori Laing hanno sempre affermato che Sandra fosse la loro figlia biologica. Attribuivano il colore della figlia e la consistenza dei suoi capelli a uno scherzo genetico, un'ipotesi che degli scienziati del Dipartimento di Genetica Umana del South African Institute of Medical Research dell'Università del Witwatersrand sostengono fortemente, dichiarando che le razze si intrecciano da così tanto tempo in Sudafrica che un caso come quello di Sandra, benché eccezionale, non abbia nulla di aberrante. La cosa più divertente nella storia è quella che Sandra cambierà 3 volte colore nel corso della sua vita. Al giorno d'oggi la storia di Sandra è stata scritta da una giornalista newyorkese, Judith Stone, la quale dettaglia questo dramma in un saggio che si intitola When She Was White, The True Story of a Family Divided by Race. I genitori di Sandra saranno almeno riusciti a far conoscere la storia della figlia in tutto il mondo. Martina Big era una donna tedesca che lavorava come assistente di volo. Un giorno decide di diventare nera perché ha una grande ammirazione per la bellezza africana. Così si è lanciata in un'incredibile metamorfosi fisionomica, modificando il colore della sua pelle con iniezioni di melanina, mettendo delle protesi mammarie per aumentare il seno e mettendo protesi a livello dei suoi glutei per avere un di dietro tanto curvo quanto quello di un'africana. Si è anche fatta gonfiare le labbra e ha trasformato la sua capigliatura liscia in capigliatura crespa. Come se non bastasse, Martina si
si è fatta battezzare da un membro del clero locale in Kenya ed è stata riconosciuta ufficialmente come una vera donna africana, con il nome di Jwaili Malaika Kubwa. La cosa più divertente è quella che Martina è, al giorno d'oggi, profondamente convinta che avrà successivamente dei figli di colore, perché inoltre suo marito si fa anche lui iniettare delle dosi di melanina. La sua storia, molto mediatizzata, le è valsa una valanga di commenti cattivi, in cui le viene dato della razzista e della stupida. Nonostante questo, Martina sembra felice e soddisfatta della sua decisione. Elizabeth Tyler e suo figlio Liam Maxus hanno una particolarità fisica molto speciale. Hanno un'eterocromia iridium, una malattia congenita che fa in modo che ognuno dei loro occhi abbia un colore diverso dall'altro. Per far parlare della loro malattia, Elizabeth ha deciso di farsi conoscere sui social network. Lei, dirigente di un'azienda nell'Ohio, si è servita del suo status di influencer sui social per esibire i suoi occhi e quelli di Liam. Elizabeth racconta che questa anomalia l'ha molto colpita da piccola, perché si faceva intimidire dai suoi compagni, e per questo che vuole evitare che suo figlio viva la stessa cosa. Al giorno d'oggi non si pente di averne parlato sui social, perché da quel momento la mamma e suo figlio hanno avuto più fan. Dei rossi ne hai visti a centinaia nella tua vita, ma non hai ancora mai visto rossi con la pelle scura. Sì, esistono. Michelle Marshall è una fotografa che ha lavorato su un progetto artistico in cui mette in scena delle persone di colore con i capelli rossi e dal viso sparso di lentiggini. Il suo obiettivo era quello di smontare la rappresentazione che tutti si fanno del rossore e dimostrare che i rossi non siano automaticamente provenienti da etnie celtiche. Questo rossore è dovuto a una variazione del gene responsabile della produzione dell'eumelanina e della feomelanina, e siccome anche i mulatti e le persone con le pelli scure possiedono questi geni, non c'è nessuna ragione che non abbiano anche loro delle lentiggini. La natura non avrà finito di stupirti. Aaron e Rachel Halbert sono genitori adottivi di due figli afroamericani. Un giorno la coppia decide di allargare la piccola famiglia e intraprende i passi per adottarne un ultimo. È qui che sente parlare della National Embryon Donation Center, un centro che realizza delle fecondazioni in vitro a beneficio di coppie che hanno problemi di procreazione. Allora la coppia sceglie un embrione di cui i genitori biologici sono di tipo africano, eccetto che non avevano previsto che l'ovulo si sarebbe diviso in tre. 9 mesi dopo, Rachel fa nascere 3 meravigliosi gemelli. Una notizia scioccante per la coppia, che non si aspettava di accogliere così tanti piccoli contemporaneamente, ma nel vederli sorridere in questa foto possiamo capire che siano i genitori più felici del mondo. Dei ricercatori britannici della National History Museum di Londra stavano effettuando delle ricerche genetiche sui loro antenati, e per poter saperne di più riguardo le persone che hanno popolato le loro terre prima di loro, hanno scelto il corpo di uno dei loro antenati britannici antico di 10.000 anni. Hanno prelevato il suo DNA a partire dal suo scheletro per sottoporlo a una batteria di analisi e poter finalmente arrivare alla conclusione che uno dei più antichi antenati dei britannici fosse un uomo nero. Ma non è la cosa più sorprendente: l'uomo inglese aveva anche gli occhi azzurri. Scoperto nel 1903 nella gola di Cheddar, da cui trae il suo nome, Cheddar Man era un cacciatore raccoglitore del Mesolitico, che misura circa 1,66 m, è morto a solo una ventina di anni. Il caso di Cheddar Man è piuttosto incredibile, visto che la freschezza della grotta di Gove, in cui il suo corpo è stato ritrovato, così come gli strati di giacimenti minerali naturali, hanno partecipato alla conservazione del suo DNA. Dopo averlo analizzato, i ricercatori sono riusciti a stabilire, con l'aiuto di artisti specializzati nelle ricostruzioni paleontologiche, un ritratto approssimativo di cosa potesse somigliare da vivo. I ricercatori sono rimasti stupiti e scioccati nel sapere che il loro antenato fosse di colore nero, mentre gli inglesi in particolare e gli europei in generale sono piuttosto chiari di pelle. Se questo studio ha insegnato una cosa, è quella che non bisogna necessariamente basarsi sull'apparenza attuale per immaginare quella dei propri antenati. Sei abituato a vedere delle persone con gli occhi azzurri e molto spesso sono persone di tipo occidentale. Oggi vedrai qualcosa di davvero insolito, ma attenzione, rischierai di rimanere abbagliato, perché la persona che stiamo per mostrarti ha gli occhi talmente belli che è difficile non immergercisi dentro. Ecco Rizikat Moromoke Aziz, è nigeriana e abita a Ilorin. La sua particolarità fisica è quella che questa donna dalla pelle nera ha gli occhi di un turchese ipnotizzante, e anche quelli dei suoi figli, tra l'altro. Questa particolarità si chiama albinismo oculare, un disturbo genetico che colpisce il pigmento degli occhi. Anche se in apparenza gli occhi della ragazza sembrano divinamente belli, quest'ultima soffre moltissimo quotidianamente, visto che questa anomalia genetica porta una vista debole e un'ipersensibilità della luce viva. Al giorno d'oggi la ragazza vive da sola con i suoi due figli, perché secondo lei è stata abbandonata da suo marito perché aveva gli occhi azzurri, cosa che il marito ha espressamente negato ai media, dichiarando che fossero proprio i suoi occhi che l'hanno fatta innamorare di lei e che fosse andato via per altri motivi. Il caso assume
una tale dimensione mediatica che la ragazza è al giorno d'oggi molto famosa sui social a causa dei suoi occhi azzurri. Visto? Sei stato anche tu ipnotizzato da questi occhi meravigliosi azzurri? Ora ti sei appena reso conto che puoi trovare tutto in natura, anche le cose più improbabili. Dici cosa ne pensi di queste persone nei commenti. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!